Buonasera, benvenuti a chi ci sta guardando e benvenuti ai nostri ospiti. Questa sera parleremo di chemsex e lo faremo prendendo spunto dal libro Ragazzi chimici, Confessioni di chemsex, un libro scritto da Angela Infante e Andrea Mauri. Volevo ringraziare, oltre agli ospiti e alle persone che ci stanno guardando, anche chi sta in regia e che ci permette di fare questa diretta, che è Paolo Testoni. Ed ora iniziamo subito con le domande, anche perché non abbiamo tantissimo tempo, le persone alla tavola rotonda sono tante, per cui meglio iniziare subito. Allora, chiamo subito in causa Angela Infante. Via via che arrivano le persone, ve le presento. Allora, Angela Infante è l'autrice, coautrice del libro ed è counselor ed educatrice per persone sieropositive presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma. Con Angela ci conosciamo da parecchi anni, ho una grande Buonasera stima. Marinella. Grazie. Buonasera Angela, ho una grande stima di questa grande donna. E quindi parto subito con la prima domanda, che sarà anche un po' scontata, però è importante che tu risponda per le persone che ci stanno ascoltando e guardando. Allora, Piacere. ovviamente è come e perché nasce questo libro. E poi una piccola curiosità, perché ad ogni storia c'è un bellissimo disegno, per cui vorrei capire come è nato anche quel disegno e cosa ci rappresenta. Allora, intanto buonasera a tutti. Mi piace sempre parlare con Milano perché io sono nata a Milano e ci ha lasciato un pezzo di cuore, anche se ormai vivo a Roma da tanto tempo. E grazie dell'invito a tutti quanti. Allora, io sono una counselor e un'educatrice, come tu hai detto, e lavoro al Policlinico Tor Vergata di Roma nel reparto di malattie infettive. E avevo notato che era già un po' di tempo. Sai come succede, no? Che le persone ti dicono le cose importanti della loro vita un minuto e mezzo prima che stanno uscendo sulla porta, no? Aprono la porta e dicono: comunque, Angela, io faccio chemsex. E allora ho detto: incominciamo un pochino a interrogarci su questo fenomeno. Devo dire che Filippo Maria Nimbi, che è sempre no, vostro graditissimo ospite questa sera, è la persona che mi ha formato su questo argomento. Poi, come dico sempre, forma il campo. E poi c'è un dolore, che è quello che stavo perdendo un amico per questa storia del chemsex, ma non è che lo stavo perdendo solo dal punto di vista che lui era entrato in un suo loop, lo stavo perdendo come amico, non c'era più il tempo per la nostra relazione. E quindi secondo me era arrivato il momento. Quindi ho detto, mettiamo un piccolo annuncio, una piccola locandina simpatica con un altro amico grafico. E ho detto: ti va di parlarmi di questa esperienza? Io sono una counselor, io ascolto storie, quindi questo poi Certo. fondamentalmente è il mio lavoro. E ho detto: ho lasciato la mail del policlinico perché secondo me era il discorso istituzionale, cioè non è la prima pinco palla che diciamo, decide di indagare su un fenomeno. E devo dirti che le risposte sono state tante. Io avevo chiesto una mail perché ho pensato, per salvaguardare, no, la loro privacy, sai, Certo. oggi ti fanno mail account alla velocità del suono, invece, complice il lockdown, perché ogni tanto qualcosa di buono farà anche lui, quasi tutti fatto delle interviste. Per cui io ho raccolto questa intervista, ma è stata proprio una chiacchierata fra amici. Sai quando la sera hai passato magari la giornata al PC, stai in smart, non puoi uscire e ti fai una chiacchierata fra amici. Ma Ed è. si percepisce da come è scritto il libro, una chiacchierata che tu hai fatto, cioè si percepisce ed è positivo questo. Esatto. Non, allora, io non avrei mai, a parte per lo stile che mi contraddistingue, poter fare un saggio o qualcosa di questo genere, non è il mio stile. E poi in realtà non volevo fare questo, volevo semplicemente dire come ascolto io queste storie, le può ascoltare qualcun altro, infatti le dovrà leggere. E allora poi mi sono rivolta ad Andrea Mauri, che è un amico carissimo, amo molto la sua scrittura perché è molto elegante, è molto soft, entra a gamba tesa ma lo fa in maniera rispettosa e come dico io, appunto, elegante, con classe, e quindi mi sembrava la persona più idonea a cui chiedere questa cortesia.
il disegno? Perché Aspetta. No, 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 è ogni vero, è storia ha il vero, è suo vero. disegno. Allora, siccome questi ragazzi, questo è stato il mio pensiero, siccome Ok. ogni ragazzo in qualche modo ci aveva messo la faccia, perché su queste 10 storie, 9 le ha scritte Andrea e una l'ho scritta io, perché questa persona l'ho incontrata di persona, adesso senza voler andare nello specifico, ero stata chiamata in un altro ospedale per un'altra cosa. E quindi quella persona mi ha detto: non ti rivedrò, fammi vedere come la scrivi, mi piace. Ho la tua parola che verrà pubblicata così e la mia parola vale più di tante altre cose. Le altre 9 storie Andrea le ha lette, rilette, sbobinate, e ci ha messo del suo. Però mi sembrava giusto dargli quello che io chiamo identità e dignità insieme. Il volto è Sì. sicuramente sinonimo, non sinonimo, scusate, è sicuramente la nostra identità, no? Se no non ci metterebbero quella fotina improponibile Certo. sulla carta d'identità, però restituisce anche dignità alla persona. E secondo me questi miei amici, perché li sento praticamente quasi tutti, siamo poi diventati amici, ho detto ok, ma ce l'hanno un viso, magari non ci possono mettere il loro, perché come tu ben sai non riusciamo a fare il coming out sierologico, figurati il coming out per un Ma fenomeno come quello che abbiamo fatto. è corretto che siano, voglio dire, che la loro privacy sia Assolutamente. garantita. È stato il Certo. mio modo di ringraziarli per il dono che loro mi avevano fatto. E ultimo abbiamo chiesto a Filippo di fare una postfazione, perché era giusto che anche le persone che non conoscono questo mondo, che non conoscono il mondo LGBT, che non conoscono il mondo del chemsex, potessero avere un'idea di quello di cui si stava parlando. E Filippo è stato molto cortese e ha accettato l'invito. Ecco, Sì, ma questo è un soprattutto pochino. nel libro c'è anche come posso dire, un dizionario dove, dove chi non conosce il KEMS riesce anche a farsi Esatto. un'idea di tutte le sostanze, eccetera. E poi c'è anche una bibliografia interessante perché ancora una volta riferimenti, eccetera, chi vuole approfondire può farlo leggendo altro. Per cui Certo, perché direi che delle storie non parlo perché se le devono scoprire leggendo il libro, perché altrimenti che gusto c'è? Non faccio spoiler. Però devo dire che le cose che circondano il libro, cioè la postfazione, il dizionario e la bibliografia, quelle sono molto interessanti. sì. Ci Angela, ti lascio e vado a cercare Andrea Mauri. A vediamo dopo. dopo. Ciao. Grazie. Grazie a te. Andrea Mauri, dove sei? Eccoti, Eccomi. stai arrivando. Allora, Andrea, prima di tutto diciamo cosa fai tu, che sei uno scrittore archivista a Rai Teche. Teche si dice, sai che io tutte le volte sono imbranata sulla pronuncia di Teche. Comunque, come ha detto anche Angela prima di me, tu sei il coautore di questo interessantissimo saggio, io lo chiamo saggio, o raccolta di racconti. Allora, diciamo che a te chiedo, allora, tu sei, presumo, più lontano rispetto ad Angela al mondo del chemsex, e lavorando con lei ti sei inserito in un mondo che forse non conoscevi o conoscevi poco. Ecco, che impressioni hai avuto leggendo queste storie e hai tratto da questo mondo? Allora, intanto buonasera a tutti. Dunque, è stata una sorpresa, come dicevi, sì, lo conoscevo non in maniera così approfondita, ed è stata una sorpresa ricevere le interviste che Angela ha fatto, perché all'inizio era partita così come una chiamata, chissà quante persone risponderanno, hanno risposto in tanti. E poi a quel punto abbiamo fatto una selezione delle storie che ci sembravano le più significative o quelle che comunque rappresentavano, presentavano degli elementi peculiari da poter raccontare e nella selezione delle 10 storie che abbiamo fatto. Ed è stata una sorpresa, bellissima sorpresa, quando sono arrivate le video interviste, perché all'inizio pensavo in realtà di dover sborbinare qualcosa di registrato, e invece mi sono ritrovato con il video dei ragazzi, e quindi questa sorpresa è stata molto gradita perché a me personalmente ha aiutato moltissimo a entrare nelle loro storie e avere, diciamo così, come
mi piace dire, un po' uno sguardo da voyeur nel lavorare su queste storie, perché ho avuto la possibilità di scrutare le loro espressioni del viso, la gestualità, come raccontavano delle timidezze o delle sfrontatezze nel raccontare alcuni punti delle storie. E questo per me è stato molto molto utile, perché allora la mia posizione è stata quella di ascolto, di prendere con rispetto il racconto di questi ragazzi, garantire l'anonimato che ci avevano chiesto, e poi però cogliere quegli elementi appetibili dal punto di vista letterario per poterli poi trasformare in racconti. Come dicevi tu, all'inizio, diciamo, si era un po' discusso con Angela e con Filippo se fare questo libro come un saggio o una raccolta di racconti, e poi abbiamo scelto una via intermedia, perché i racconti, soprattutto, abbiamo pensato, ci aiutavano a far entrare direttamente i lettori in un mondo che probabilmente non conoscono, e quindi lasciare che chi legga i racconti venga preso dalle emozioni, dalle storie direttamente raccontate dai protagonisti, e poi vada ad approfondire che cos'è il fenomeno del chemsex. Ed è quello che ho fatto io, che mi ha colpito, diciamo, in primo luogo appunto come lettore privilegiato, se vogliamo, no? Che ha raccolto in primo luogo le storie. E quindi sono entrato in questo mondo dove ho scoperto innanzitutto, ecco, quello che mi ha colpito, che è un mondo, diciamo, è un fenomeno assolutamente trasversale, che le ragioni per le quali i ragazzi fanno questa esperienza sono le più disparate. Tanto è vero che diciamo, questo progetto poi mi ha aiutato a capire anche come molto spesso ho percepito dall'esterno, no? una certa tendenza a incasellare il fenomeno dentro alcuni binari che in realtà non ha, perché essendo le motivazioni le più svariate, bisogna ascoltare esattamente quello che i ragazzi vogliono raccontarci. Ed è questo uno dei motivi per cui abbiamo pensato di selezionare i 10 racconti. Ogni racconto contiene una motivazione diversa, un'esperienza diversa, e questo ci aiuta tantissimo a, come dire, ad ampliare gli orizzonti. Ecco, dico questo, poi concludo. L'obiettivo del progetto è quello di dare uno strumento anche a chi è molto lontano dal chemsex, e di ampliare gli orizzonti, ascoltando le storie, entrando in ascolto, e di aprire la propria mente senza pregiudizi a qualche cosa che prima è sconosciuto e che poi ci auguriamo, ci auspichiamo che a mano diventi più conosciuto. Ma io trovo assolutamente vincente la scelta dei racconti e non del saggio, perché il saggio secondo me avrebbe toccato un pubblico decisamente inferiore come numero, intendo, mentre i racconti sollecitano l'interesse di un pubblico molto più ampio. Questo [S2] Esatto. [S1] È quello che io credo. Ma anche perché devo dire che sono scritti bene, sicuramente sono scritti bene, e suscitano anche curiosità, molta curiosità, voglia a volte di approfondire. Capisci? Esatto, e poi tra l'altro, no, dico questo che avevo accennato prima, no, per concludere, ci hanno chiesto molto spesso perché la scelta di mettere la postfazione di Filippo che introduce il fenomeno alla fine e non all'inizio del libro. Era proprio questo quello che dicevamo, cioè far entrare prima in un mondo sconosciuto. Esatto. Che cosa si prova? Quali emozioni suscita al lettore un mondo sconosciuto, le singole storie? Dopodiché, allora, approfondiamo. A quel punto, avendo fatto tesoro dell'esperienza, delle proprie emozioni e molto spesso dell'immedesimazione in queste storie, allora si approfondisce il fenomeno. E a quel punto anche il punto di vista del lettore cambia, no? Quando affronta dal punto di vista scientifico il fenomeno. O magari trova trova le sue considerazioni sono concordi con quelle di Filippo Maria Nimbi. Ecco, chiamiamo in causa Filippo Maria Nimbi adesso.
Eccolo. Ciao Filippo. Allora, intanto diciamo che Filippo Maria Nimbi è docente di psicopatologia del comportamento sessuale presso l'Università La Sapienza. Come parlavamo di te, forse ci hai anche sentiti, parlavamo di te con Andrea, e quello che a me è piaciuta molto la tua postazione, l'ho trovata interessante e soprattutto spiega che cos'è questo fenomeno, per cui, come diceva appunto Andrea, dopo essersi immersi nelle storie, capire qualcosa di più, come nasce, eccetera. Nella tua postazione parli di chemsex dicendo che è molto diffuso tra gli MSM e che è legato allo stress, allo stigma da HIV. Ecco, ci spieghi un po' meglio questa tua lettura del fenomeno, per favore? Guarda, intanto grazie per avermi invitato e grazie insomma per questo spazio che ovviamente è importante, poi soprattutto la possibilità di discuterlo insieme a amici e soprattutto persone che si interfacciano con questo tema tutti i giorni, per me è una grande fonte di arricchimento. In realtà non sono parole mie, io ho un po' preso quella che è stata la definizione fatta da altri attivisti, ricercatori, che è quella che è stata presa un po' più a livello internazionale, no? Quindi cercare di spiegare che cos'è il chemsex e quale, soprattutto quali motivazioni ci possono essere dietro. Cioè, una delle domande che mi è stata fatta più volte, no? Anche all'interno dell'università, è proprio per come mai si parla di chemsex soltanto negli MSM, quindi negli uomini che fanno sesso con uomini, e non per esempio in uomini eterosessuali, esclusivamente eterosessuali, oppure in gruppi di donne o altre fasce, diciamo, della popolazione. E quello che emerge è proprio che, diciamo, che come se nel gruppo degli uomini che fanno sesso con uomini è stato trovato un terreno più fertile, e perché ci sono delle intanto la sessualità può essere vissuta, ha avuto sempre un carattere abbastanza identitario per questo gruppo, forse più di altri a volte, e c'è proprio David Stuart, che è uno dei più grandi attivisti rispetto a questo tema, che aveva indicato tre elementi alla base del chemsex, che erano appunto diciamo la storia dell'HIV e dello stigma relativo all'HIV, che ha colpito poi diciamo in maniera preponderante appunto questo gruppo, quindi gli uomini che fanno sesso con uomini, tutta la parte che riguarda il minority stress, quindi lo stress dovuto all'appartenenza di una minoranza, in questo caso sessuale, e che in realtà è comune un po' a tutta la comunità LGBT+, quindi non soltanto agli uomini che fanno sesso con uomini. In più c'è anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che descrive come mai si parla di chemsex oggi e magari non 20 anni fa o prima, no? Dove comunque circolavano le sostanze diverse esatto. Principalmente, però c'è stato quello che, diciamo, uno degli elementi principali è stata la rivoluzione tecnologica, cioè il fatto che adesso sono diffusissime le applicazioni geolocalizzate dove si possono cercare incontri, sia conoscenze, sia incontri sessuali, in pochissimo tempo. Quindi io posso trovare una persona a 100 metri da me, a 500 metri da me, in 2 minuti. Quindi diciamo che si è favorita anche questa velocità nel poter creare e organizzare anche dei chill out, degli incontri in questo ambito. Tutto questo soprattutto perché queste app, diciamo che se oggi si parla tanto di Tinder, no? O di altre app simili per tutta la popolazione, no? Io mi ricordo anche sotto il lockdown se ne è parlato tantissimo perché c'è stato un boom di persone che si scaricavano queste app. Nella comunità LGBT, soprattutto negli MSM, questo tipo di app erano già molto utilizzate 5, 6, se non 10 anni fa. Okay? Quindi diciamo che è come se fossero state già un terreno molto, molto fertile, come dicevo prima. Esatto, esatto. Senti Filippo, mi hai chiarito alcuni punti. Adesso direi che passiamo a Milano, perché a Milano c'è un'esperienza un po' diversa rispetto a quella
che è stata fatta a Roma con la nascita di questo libro. A Milano in ASA è nato un gruppo, a Milano in ASA si parla da un po' di anni di chemsex, e ne vorrei parlare appunto in primis con Massimo Cernuschi, che è il presidente di ASA. E Massimo Cernuschi è presidente sì, di ASA, sì. Infettivologo. Allora, tu hai percepito per primo, mi ricordo, in ASA, questo fenomeno di chemsex. Come l'hai percepito e come hai capito che stava arrivando e si stava sviluppando anche in Italia? Allora, intanto io di mestiere faccio l'infettivologo e mi occupo di persone con HIV da sempre, cioè da quando c'è l'HIV, quindi. E questa cosa è cominciata un po' a uscire faticosamente, ma come diceva Angela prima, faticosamente con le persone e con le persone che seguo in ospedale, che accennano, poi con un po' di esperienza ho cominciato a capire quali erano un po' i segni dell'utilizzo di sostanze, segni comportamentali, segni soprattutto comportamentali, e ho cominciato a chiedere alle persone e a cercare di capire se ci fossero dei problemi nell'utilizzo dei CAMS, perché questo utilizzo è sicuramente molto diffuso e non è sempre problematico, nel senso che ci sono delle persone che utilizzano CAMS occasionalmente perché, non so, vanno a farsi il weekend a Londra piuttosto che a Milano, appunto, e poi non ne usano continuamente, quindi è qualcosa di puramente ludico, diciamo, cioè, si fa per divertirsi e fare sesso con delle altre persone. In realtà pian piano sono comparsi dei casi problematici, qualcuno mi ha raccontato delle storie abbastanza pesanti, qualcuno ha cominciato a morire, quindi ne abbiamo parlato un po' e abbiamo cominciato a mettere in piedi un punto di informazione online, e poi da questo, col supporto psicoterapeutico, soprattutto da parte di Giorgia, che si è messa proprio su questo, e di Michele Manfredini, abbiamo provato a vedere se si potesse fare un gruppo per persone problematiche. E adesso infatti chiamiamo proprio Giorgia. La nostra... Però la cosa che diceva Angela del sì. Tenerlo per ultimo, tenerlo in un angolo, tenerlo nascosto, è vera, nel senso che è una cosa che le persone, anche se tu le conosci molto bene, tendono a non raccontarti, o comunque non raccontarti fino in fondo, ecco. Molto probabilmente c'è una sorta di vergogna rispetto a questa cosa, non la, cioè, la considerano non corretta, non lo so. Forse si vergognano un po' a dire che fanno uso di chemsex. Forse c'è anche un'identificazione di gruppo, cioè l'idea che questa cosa la possano capire solo quelli che ci sono dentro, fino in fondo. Però sì, questo lo chiediamo a Giorgio. Buonasera Giorgia. Allora Giorgia, ciao, figura, Giorgia è psicologa e psicoterapeuta e collabora con ASA da tantissimi anni, veramente tanti. Diciamo che Giorgia, insieme a Michele Manfredini, ha dato vita a questo gruppo monosintomatico terapeutico sul CAMS. Ecco, già il nome del gruppo mi fa nascere la domanda: perché questo nome? Come mai avete scelto questo nome e come mai vi siete impegnati, tu soprattutto in prima persona, su questo tema? Allora, ci impegniamo praticamente nello stesso modo, io e Michele, certo. Poi di fatto, impegnandoci la stessa quantità di tempo, quantomeno. Il gruppo monosintomatico, il piccolo gruppo monosintomatico, è un'invenzione, se vogliamo, psicanalitica, che è stato applicato per la prima volta in Italia sulle ragazze anoressiche.
E perché si usa il piccolo gruppo monosintomatico? Perché nelle dipendenze, quali che siano, perché poi l'anoressia e la bulimia sono dipendenze, ma sicuramente il chemsex è una dipendenza, come lo è la ludopatia, eccetera. Quello che il soggetto ricerca è una soddisfazione, spero di spiegarmi, è una soddisfazione pulsionale, libidica, narcisistica, in solitario, d'accordo? E quindi quello che si fa tramite l'uso di sostanza, e sembra paradossale per il sesso in particolar modo, è riuscire a escludere l'altro dalla sessualità, no? Sembrerebbe impossibile perché allora, esatto. No? E beh, e tramite la sostanza si esclude se stesso e l'altro, cioè vi è davvero un incontro di pulsioni e non di soggetti, ci si può anche dire il proprio nome, si può avere l'impressione, no? Alcune di queste sostanze, poi forse Michele Lanza ce lo spiegherà, danno questa sensazione di forte empatia, di forte condivisione, ma è tutta limitata a quel momento. E siccome, come diceva Sartre, l'inferno sono gli altri, no? L'inferno è lo sguardo dell'altro su di me che riattiva le mie paure, le mie insicurezze, che sono quelle a cui accennava Filippo prima, no? Il minority stress, l'omofobia interiorizzata, lo stigma. È difficile per i ragazzi che sono all'interno di questa dipendenza creare un buon legame di transfer con lo psicoterapeuta, ci vuole una fortissima motivazione. Quindi io ho pensato di applicare l'idea del piccolo gruppo monosintomatico al chemsex, perché attraverso l'incontro di persone che hanno lo stesso problema ma che si incontrano, e spessissimo capita che si incontrino al nostro gruppo persone che si sono già incontrati in altri gruppi molto più, certo, molto diversi, certo, mettiamola così. Però la possibilità di confrontarsi, come dire, quando si è in sé, quando si è sobri, e condividere non la falsa euforia per il momento, ma le problematiche, gli effetti che non piacciono, no? Quelli di mania di persecuzione, la paura della performance, il senso di solitudine, le complicazioni che l'abuso di chemsex ha sulla vita delle persone che ci inciampano, crea la possibilità di un legame di quel tipo, no? Abbiamo detto che il tossicodipendente cerca qualcosa di narcisistico, qualcosa di chiuso in se stesso, no? E se, come dire, se io non voglio entrare in relazione con l'altro perché l'altro è diverso da me, se mi incontro con degli altri che hanno qualcosa in comune con me, lì può ripartire l'investimento affettivo sull'altro. Quindi diciamo che quello che succede nel piccolo gruppo monosintomatico è: io ho questo sintomo che è il chemsex, anch'io. Dopodiché uno dice: sì, io ce l'ho e lo gestisco in questo modo e voglio uscirne in questo modo anziché in quest'altro. Ultimamente nel nostro gruppo, nel gruppo che stiamo conducendo io e Michele, c'è la questione di chi vuole concludere del tutto e di chi vuole ancora concedersi qualche piccola trasgressione, no? E allora, come dire, a partire dal fatto che dell'affettività, della pulsionalità ha ripreso a circolare all'interno del gruppo per tramite di questa identificazione tra pari, tra identici, no? Certo. Tu fai uso di questa sostanza, anch'io. A te, tu ami questa sostanza, anche io. Non riesco più a fare sesso senza la sostanza, anche io. Improvvisamente uno dice: sì, però io no, io sono qualcosa di diverso. Tu vuoi farlo ancora? Io voglio smettere del tutto. Certo. Tu preferisci questa sostanza? Tu lo fai con tanti amici insieme? Io lo faccio solo col mio compagno e un terzo. E ci si riappropria di sé. E come dire, rientrando nella, come dire,
rientrando nella possibilità di un legame intersoggettivo, ci si ridentifica della propria identità e si può tornare anche ad investire sul terapeuta quel tanto. E poi, più che sul terapeuta, in questo caso si arriva ad investire sul gruppo, quel tanto che serve per ritrovare il desiderio di la forza di smettere o di regolare l'uso. Beh, sai, Giorgia, io leggendo le storie, quello che mi ha colpito proprio in modo grande e per tutte le storie è stata la solitudine di queste persone, sì. La grandissima solitudine. E quello che tu dici, essere in un gruppo con altre persone, per me è significativo, perché queste persone così solitarie, così sole, anche se, ripeto, fanno sesso in gruppo, fanno sesso, ma sono sole, sempre sole, anche mentre fanno sesso sono sole. Completamente. E poi se ne rendono conto, cioè quello che emerge dalle loro storie è che si rendono conto di questa grande solitudine che li accompagna durante tutta la loro esperienza. Sì, di fatto il chemsex è davvero un'esperienza di solitudine, anche, allora, se vogliamo dirla tutta, comunque la sessualità, anche la più romantica, anche la di Giulietto Romeo, ha degli aspetti di solitudine, nel senso che io faccio sesso col mio corpo, io provo le mie percezioni, non provo quelle dell'altro, però attraverso come dire, l'incontro con un altro sobrio col quale devo negoziare qualcosa, col quale, come dire, c'è una separazione. Ecco, quello che secondo me è molto interessante di quello che emerge dalle parole dei ragazzi che fanno chemsex è che l'uso della sostanza cancella completamente l'io e lascia spazio alla pulsionalità. E noi entriamo in relazione col mondo con il nostro io, non con la nostra pulsionalità. Noi non siamo come i cagnolini che si annusano al parco e poi decidono di accoppiarsi, no? Noi, anche quando lo facciamo attraverso un io. Io decido di essere trasgressiva e decido di… Certo. Mentre l'uso della sostanza fa sì proprio che tutto quello che erano le mie credenze su me stesso, le mie identificazioni, ciò che io posso raccontare di me stesso a me stesso e al mondo svanisca e io incontri degli altri corpi con i quali agisco delle pulsioni che non mentalizzo, che non passano dalla comprensione di quello che sto facendo. E questo naturalmente lascia soli e lascia stremati e lascia in una condizione anche di straniamento. Io non voglio dire necessariamente di disprezzo di sé, anche se quello che spesso sentiamo, no? Però comunque di straniamento, di essere fuori dal discorso. Essere fuori dal discorso vuol dire essere soli. Vero. Spero di essermi spiegata. Sì, ti Io sei spiegata. Ho sempre paura di… No, per me ti sei spiegata. Adesso chiediamo qualcosa di più del gruppo a Michele Manfredini. Ciao Marinella. Buonasera Michele. Allora, Michele è un volontario ASA ed è coordinatore del gruppo monosintomatico terapeutico sul chemsex. Allora, intanto, perché hai scelto di partecipare a questo gruppo e dopo circa 2 anni di gruppo, se non erro, ormai sono più di 2 anni? Più di 2 anni. 2 anni abbondanti. Ecco. Quali sono le tue sensazioni? Quello che tu hai rilevato partecipando a questo gruppo? Perché Giorgia ci ha parlato più degli aspetti più psicologici, diciamo, quelli che per lei emergono da terapeuta, da psicanalista, eccetera. Io vorrei sentire anche la tua impressione da volontario. Certo. Allora, io ho cominciato ad avvicinarmi a questo tema e a parlarne, ad occuparmene sporadicamente in modo così casuale durante le mie attività di volontariato in ASA negli anni scorsi. Era capitato di cominciare a incontrare persone che
utilizzano i camps per fare sesso e che esprimevano, raccontavano queste esperienze, ad esempio durante le attività che svolgiamo di test per test sierologici per l'HIV nei locali oppure nei gruppi di sostegno per persone sieropositive nell'associazione. Questo tema cominciava a tornare a essere ricorrente, ad essere discusso. Se ne parlava in associazione con Massimo, che raccontava appunto prima di rendersi conto di questo fenomeno che stava comunque cominciando a essere molto diffuso a Milano. E Giorgia appunto mi ha proposto di cominciare a fare un'esperienza di questo tipo, di creare questo gruppo. La cosa particolare e nuova del discorso che si è cominciato a fare con Giorgia è stato l'affrontare il discorso CAMS e la relazione con gli utilizzatori non soltanto pensando alla riduzione del danno, cosa che fino a poco tempo fa, ma anche tuttora, è forse l'aspetto prevalente e l'obiettivo principale. Pensare che questo fenomeno esiste, non se ne può fare a meno, bisogna semplicemente conviverci e l'unica azione possibile è cercare di ridurre il danno. Questo è un discorso assolutamente valido che deve continuare ad essere portato avanti. Ci sono persone, come diceva Massimo, che riescono a gestire l'utilizzo di CAMS nella loro vita sessuale senza particolari problemi. La riduzione del danno, i discorsi, la formazione di queste persone perché riescano a fare questa esperienza senza pericoli va bene. Quello che era diverso nel discorso che si faceva con Giorgia era appunto affrontare questo argomento e accogliere la richiesta di quelle persone che hanno cominciato a capire che questo non è più uno svago, non è più un qualcosa che ogni tanto compare nella loro vita e che riescono a gestire, ma che sta diventando un problema. Un problema per il loro lavoro, perché cominciano a non essere più performanti sul lavoro, cominciano ad essere richiamati dal datore di lavoro, lo perdono, cominciano ad avere problemi in famiglia e da soli, anche con tutte le metodologie di riduzione del rischio, non riescono più a condurre una vita soddisfacente o che a loro piace. Per cui mi ha molto intrigato ed è stata molto interessante questa proposta di Giorgia, che ho accolto molto molto volentieri. Come dicevi giustamente Marinella, siamo ormai al secondo anno inoltrato ed è questo che è partito da poco, se vogliamo il terzo gruppo che è iniziato. Ovviamente nel frattempo poi avremo modo magari di parlarne, sì. C'è stato il lockdown, il Covid che si è inserito e ha avuto effetti stravolgenti anche sulle persone che fanno uso di Chemsex e che partecipano al gruppo. Poi ne parleremo di questa cosa. Esattamente. Una delle cose, se posso, che mi ha colpito particolarmente, ci sono persone che hanno fatto parte dei vari gruppi che sono stati organizzati finora, che avevano già cercato altri tipi di aiuto, si erano già rivolte ad altre strutture per provare ad uscire da questo problema, per cercare di risolvere questo problema. E strutture istituzionali che ci sono per affrontare i problemi della dipendenza dalle sostanze o delle dipendenze in generale, non secondo quanto sentiamo riportare nel gruppo, non colgono appieno i problemi che il chemsex comporta. Scusa Michele, queste
questi luoghi istituzionali che erano per caso i CERT? I CERT, per esempio, o altri, sì, altri non mi gruppi. Meraviglia. Oppure altre figure professionali che non conoscono il fenomeno nella sua complessità, trattano l'abuso della sostanza, ma non in modo specifico e trascurando appunto il collegamento con la vita e con l'esperienza sessuale. In un gruppo come il nostro, invece, queste persone, come diceva Giorgia prima, trovano esperienze comuni e da lì riescono a parlare e a sviscerare quello che sta dietro poi l'esperienza stessa dell'utilizzo di sostanze. Dimmi. Voglio dire che è un po' quello con cui sono partiti i gruppi di autoaiuto per persone sieropositive, cioè ritrovarsi tra persone che condividevano le stesse problematiche, le stesse paure, le stesse emozioni, cioè tra pari, come dicevi tu. Qui ci sono due persone in più, che siete tu e Giorgia, che come dire, facilitate questa comprensione tra queste persone, facilitate il fatto che si parlano e magari riuscite anche a dire le cose in più, però l'incontrarsi tra persone che condividono è la cosa più importante, secondo me, in qualsiasi, che siano, come diceva Giorgia, persone anoressiche, che siano persone, voglio dire, che hanno dipendenza, eccetera, però è il condividere che è la forza del gruppo. Certamente, facciamo attenzione, però c'è una fondamentale differenza fra i gruppi di autoaiuto, ad esempio per persone sieropositive, e un gruppo terapeutico per utilizzatori di chemsex. Nel primo caso si tratta di persone che appunto si trovano a vivere una condizione con cui dovranno avere a che fare per tutta la vita, e una condizione però che non necessariamente deve condizionare e in modo negativo la loro vita, e lo scopo di questi gruppi appunto è mettere insieme esperienze e storie e far dare un sostegno, dare una spalla a persone che possono capire che la loro condizione di sieropositività può essere gestita e vissuta in modo senza ripercussioni pesanti sulla vita sociale e sulla vita di tutti i giorni. Nel caso del chemsex e del gruppo di chemsex, invece, partiamo da un gruppo di persone che vivono in modo problematico l'esperienza che stanno facendo, e la loro abitudine sta peggiorando sempre di più il loro stile di vita e il loro modo di stare insieme agli altri, e questo gruppo appunto ha lo scopo proprio di cercare di smettere questo comportamento. Certo, grazie Michele anche di questa precisazione, ma io ero semplicemente, dicevo quello che diceva anche Giorgio, dicevi tu, la condivisione, cioè trovare persone che condividono le stesse paure, gli stessi problemi, le stesse ansie. Questo è molto importante. È fondamentale, sì. Esatto. Allora, visto che parliamo di sempre, chiamiamo in causa Michele Lanza. Buonasera Michele. Allora, Michele è divulgatore degli aspetti tossicologici dei CAMS e formatore sulla riduzione del danno. Ma io te non volevo chiedere della riduzione del danno, ma volevo concentrarmi sul fattore divulgazione. Allora, tu in questi anni hai fatto divulgazione e hai organizzato e partecipato a incontri con platee completamente eterogenee e diverse l'una dall'altra. Ad esempio, a me ha colpito molto l'incontro che tu hai fatto all'Ordine dei giornalisti di Milano parlando di CAMS. Ecco, a me piacerebbe capire la tua percezione in queste platee diverse, come hanno percepito i CAMS le persone a cui tu parlavi, essendo appunto così diverse le une dalle altre. Ma sarebbe interessante
partire da un esame delle motivazioni che queste persone hanno avuto ad avvicinarsi all'argomento chemsex. Io, dal punto di vista cronologico, io ricordo i primi incontri li abbiamo fatti nel 2016 in associazione e le persone che partecipavano erano gli attivisti, erano delle persone che ruotano attorno all'ASA e che hanno spesso anche delle formazioni professionali che sono rivolte alla cura, all'assistenza e che si occupano delle persone che vivono con HIV. La richiesta che questo gruppo presentava era quella di avere maggiore informazione per poter comprendere intanto la terminologia, il lessico, di che cosa si parlava, quali erano le sostanze, quelle sostanze fra di loro come erano imparentate. Quindi c'era un discorso principalmente formativo. Nel 2016 abbiamo fatto un piccolo incontro, un evento del corso di del Milano Pride, e qua invece mi ricollego a due frasi che ha detto una Massimo, che ha detto solo quelli che ci sono dentro, e l'altra frase che ha detto Giorgia, hanno qualcosa in comune con me, perché qui invece le domande che io ricevevo erano delle domande che erano volte a dimostrarmi che loro sapevano di cosa si parlava, mentre io non capivo niente. E mi rendo anche conto che la prospettiva era di un utilizzatore che voleva in maniera soggettiva che si evidenziassero delle sue esperienze, e io parlavo di riduzione del danno. E quindi per me è stato utile, perché ho capito che la riduzione del danno presentata in maniera molto razionale in realtà tocca in quella maniera chi non è coinvolto in maniera profonda dal fenomeno, ed è difficile che raggiunga invece chi ha un utilizzo molto frequente di camps e che magari ha anche affrontato già degli aspetti di chemsex problematico. Altre persone che abbiamo incontrato nell'attività di formazione sono stati i medici dei servizi HIV, dei principali ospedali milanesi, dei ospedali milanesi che hanno servizi HIV, e lì ancora una volta per me la strada era una strada molto in discesa, perché le richieste, le domande, l'attenzione era soprattutto in maniera pragmatica a rilevare che cosa poteva essere utile nella pratica quotidiana. Quindi molto più facile e anche, se vuoi, per me più gratificante, perché avevo meno l'impressione di aver parlato senza centrare l'argomento. Poi ho avuto una bellissima esperienza che si è articolata in 5 incontri che abbiamo tenuto in giro per l'Italia, in 5 città italiane diverse, con Filippo Nimbi, che è stata utilissima, se vuoi, da un punto di vista storico su questo paese, che ha dimostrato come ci siano delle differenze, che sono delle differenze di tipo storico e forse socio-economico, che hanno fatto sì, poi magari Filippo può dire che sono impressioni mie, ma hanno fatto sì che i gruppi avessero delle connotazioni molto diverse per, ancora una volta, le motivazioni. Il gruppo milanese l'ha fatto solo da volontari arcigay che volevano sapere come fare la loro attività di attivismo avendo più dati sul chemsex e avendo pratica di chemsex. Il gruppo veronese aveva più degli interessi tipo accademico, ricordo con un livello anche molto alto delle domande. Il gruppo romano, che aveva molta componente professionale, era un gruppo numeroso, molto bello, di persone con una grandissima preparazione professionale. Abbiamo avuto un gruppo palermitano, anche lì con degli interessi ancora diversi, e
e comunque con la presenza di un interesse, l'interesse motore era quello ancora una volta professionale. La cosa che anche abbiamo trovato in tutti i gruppi, gli incontri erano su 2 giorni e il primo giorno era un giorno in cui noi davamo molte nozioni, molte informazioni, ma il secondo giorno avevamo quasi sempre creato una situazione di molta empatia, di grande affettuosità all'interno del gruppo, persone che alla fine del gruppo venivano ad abbracciarci e che alcuni dicendoci che avevamo un po' fatto luce su una serie di pregiudizi che nascevano dal assimilare l'utilizzatore di CAMS con il drogato. E questo paese soffre di uno stigma che è quello nei confronti dell'eroinomane molto grave, e anche in un mondo LGBT, in un mondo di persone che fanno attivismo, però lo stigma verso l'eroinomane è comunque uno stigma forte. È presente ovunque. Ecco, questa serie di incontri ha avuto come ultima possibilità di incontro in pubblico il 7 gennaio del 2020, un incontro che abbiamo fatto con Giorgia, ed era un corso di formazione per i giornalisti, dei giornalisti della Lombardia, e c'erano, era un'aula magna allo Yulm, c'erano, non so, 600 persone, era un teatro, e qui noi abbiamo presentato le nostre cose, probabilmente dando per scontato che parlavamo di un fenomeno che riguardava gli MSM in particolare, ed è stato molto divertente perché abbiamo dovuto invece confrontarci con il politicamente corretto, perché un giornalista si è alzato e ci ha quasi aggrediti dicendo che noi eravamo omofobi e che stavamo ascrivendo esattamente un comportamento ad un gruppo sociale, eccetera. Abbiamo cercato di spiegargli i 3 punti di David Stewart, però era divertente perché abbiamo anche fatto la figura degli omofobi. Niente, questa è un po' purtroppo poi c'è stato il Covid, e di lì gli incontri sono stati piacevoli, un incontro virtuale bellissimo con dei ragazzi di Cagliari, ARC, che hanno fatto un'organizzazione di altissimo livello culturale, loro sono molto bravi, molto seri, però purtroppo si è persa tutta quella parte del rapporto interpersonale, del contatto con la gente, come in tutte le cose in questo anno di segregazione. Beh, allora, quelli che ne escono peggio sono i miei colleghi giornalisti, che gioia, come spesso accade negli ultimi tempi ormai, va bene. Beh, invece direi che tutto il resto è stata un'esperienza molto molto positiva. Molto soddisfacente, senza. E questo mi fa molto piacere. Adesso tornerei ad Angela, perché questo tuo intervento mi ha suscitato delle curiosità. Allora, tu hai sentito, ciao Angela, tu hai sentito quello che ha raccontato Michele delle sue esperienze in giro per l'Italia. E, sì, infatti volevo dirgli questa cosa. No, regione sì. Che vai, ordine dei giornalisti che trovi. Ecco. Perché no, a volte mi lasciano perplessi certe cose. Non dirlo a me. Rimango perplesso, però mi fa piacere. Non dirmelo, perché io spesso discuto con i miei colleghi che vogliono spiegare a me cosa significa essere omosessuali. Ah, ecco, ottimo, mi fa piacere questa cosa. Anche a me. Allora, quello che a me è venuto in mente sentendo Michele è che vorrei capire se tu hai già avuto dei ritorni rispetto a questo libro, cioè dei commenti, se qualcuno leggendolo ti ha già fatto delle domande, cioè come, se hai già la sensazione di come è stato percepito e ricevuto dai lettori. Allora, guarda, la prima cosa che ho fatto, ho regalato una copia del libro a tutte le persone che hanno partecipato, perché mi sembrava doveroso e anche un gesto, secondo me, importante da fare. E quindi loro sono stati i miei primi, diciamo, feedback, no? E come tu ben sai, quando ognuno di noi legge la propria storia, dice sempre la mia è la meno bella di tutte. Poi dopo, quando gli inviti a rileggerle, scoprono che le storie sono belle, sono tutte belle e che sono tutte in grado di poterti regalare un'emozione, sia che tu faccia chemsex sia che tu non faccia chemsex. E questa è una cosa importante, perché la lettura questo dovrebbe fare, dovrebbe farti entrare, no,
dentro di sé, nel mondo. Esatto, farti perdere, ritrovare, perfetto, perdere, ritrovare, anche perché, come diceva prima Giorgia, la solitudine, cioè, non è solamente delle persone che fanno chemsex, la solitudine è di tutti, e in questo periodo, in questo mondo, io ormai sono a una certa età, e sicuramente la solitudine è una cosa che su cui si racconta, si narra e se ne parla tanto. Probabilmente senza trovare una soluzione. Dopodiché è stato creato un gruppo Facebook dalla casa editrice Ensemble, che è stata così, io lo ripeto sempre, coraggiosa a voler pubblicare questa raccolta di racconti, perché, come appunto diceva prima Michele, Lanza, cioè, voglio dire, tutti pensano di sapere qualcosa sul chemsex, ma questo è tipicamente italiano, no? Con il Covid siamo diventati tutti infettivologi, pneumologi, ricercatori di chimica o di biochimica, tutti bravi, esatto. Quando in realtà basterebbe ammettere che di certi fenomeni non se ne vuole parlare o non se ne sa niente, e tutta una serie di cose. Quindi, per tornare alla tua domanda, i feedback sono stati tutti molto positivi, sia di amici, sia di persone che non sono amiche, sia di associazioni come ASA, ma anche di altre associazioni, sia di persone che fanno chemsex e sia di persone che non lo fanno. E ci tengo a dire questo, perché quello che è venuto fuori è che questo libro, come dicevo prima, non vuole insegnare niente a nessuno, non è il mio ruolo, io faccio un altro lavoro, ok? Io ascolto le persone, perfetto, quindi io ho ascoltato le persone e ho fatto in modo che questo ascolto potesse trovare una narrazione che arrivasse non solo a me, no? Come diceva prima Massimo Cernuschi, no? Chissà perché non me lo dicono, perché pensano che tu non li possa capire. Quando poi scoprono che anche una donna lesbica, io poi sono famosa, mi chiamano la lesbica che ama gli uomini, quindi evidentemente c'è sta cosa, no? Quindi se alla fine sanno che possono parlare con te in maniera libera, che non c'è nessun tipo di giudizio, la gente non ha nessun problema ad aprirsi. Quindi i commenti sono stati tutti positivi. Ti racconto solo questo aneddoto. Sì. Un mio amico, che è stato ospite di San Patrignano quando era molto giovane, mi ha chiamato e mi ha detto: è molto bella questa serie di racconti, forse avresti dovuto sottolineare che le droghe fanno male. E io gli ho risposto: stavi aspettando che io scrivessi il premio Strega per poter dire che le droghe fanno male? Non è stato sufficiente San Patrignano per questo? Certo. E lui mi ha detto: sì, forse hai toccato un mio nervo. Nel senso che è una serie di racconti che vogliono far entrare la persona, indipendentemente da quello che fa nella sua vita, che è libero di fare o di non fare, di entrare e di dire: ok, fra queste pagine dove mi trovo meglio? Qui, forse perché soffro di solitudine anche se non faccio chemsex, qui perché sono in coppia, qui perché le droghe mi servono per andare oltre il mio limite, oltre il mio confine, ok? Ma ognuno deve trovare le sue risposte. Io domande non ne ho fatte. Certo. Senti, Angela, dal pubblico mi chiedono cosa significhi counselor ed educatore. Allora, sì, allora. No, velocemente, allora, perché altrimenti ci sbordiamo troppo, però lo chiede il pubblico, per cui io... Allora, l'educatrice è un corso di laurea in scienze dell'educazione, sono le persone che con dei gruppi fanno dei progetti educativi per arrivare alla fine di un processo. Okay. Counselor è una cosa che pare in Italia, come sempre, non si possa nominare, perché è un corso che non è riconosciuto, o meglio è riconosciuto a certi livelli, senza entrare in polemica. E io dico sempre che è un esperto della relazione d'aiuto, quindi ci tengo a dire che non sono una psicoterapeuta, se no farei un altro lavoro. Poi, scherzando, per rispondere a questa persona, dico sempre: io non faccio la psicoterapeuta perché non mi interessa risolvere i problemi degli altri, ma faccio la counselor perché mi interessa dire alle persone: guarda, hai un problema, forse dovresti andare in psicoterapia. Hai risposto benissimo, come al solito. Allora, Andrea Mauri, dove sei Andrea? Eccomi. Allora, abbiamo parlato tantissimo, però io con te torno
cosa ti ha colpito di più nelle storie? Qual è la storia che ti ha colpito in modo, cioè la cosa che ti ha colpito proprio in modo pazzesco? A meno che tu non mi voglia dire qualcosa che invece ti ha colpito rispetto a tutto quello che ci siamo detti sino adesso. Guarda, ci sono due cose che mi hanno colpito e che volevo sottolineare. La prima, questi ragazzi, nelle storie che abbiamo raccolto, arrivano a un certo punto della loro esperienza, da qualsiasi punto comincino, partano nel fare chemsex, approdano ad una riflessione sul perché hanno intrapreso questa strada, sul perché fanno chemsex, e questa cosa mi ha colpito moltissimo perché l'ho considerato quasi un filo conduttore, un fil rouge di tutti i racconti, e che quindi anch'io stesso ho potuto utilizzarlo proprio come elemento di congiunzione delle 10 storie che abbiamo selezionato. Uh-huh. Quindi questo desiderio profondo che nasce di riflessione su quello che sta accadendo nelle loro vite, perché quello che abbiamo sottolineato è quello che questi ragazzi approdano al chemsex, alcuni in modo problematico, altri no, alcuni appunto arrivano anche ad avere problemi sul lavoro, perdere il lavoro, insomma le proprie esperienze di relazione, di socialità con gli altri, altri no, però comunque tutti si pongono l'interrogativo, cioè che cosa sto facendo, dove sto andando, dove voglio andare, e questa è la prima cosa. La seconda, fondamentale, mi sembra che sia emersa poi dal discorso che abbiamo fatto fino adesso, che questi ragazzi hanno bisogno di raccontarsi. Quello che mi ha colpito è che questo bisogno di raccontarsi, che è partito da alcuni all'interno del gruppo di chemsex anche durante i CIL, è poi uscito fuori dal loro ambito. Cioè un bisogno di raccontarsi anche al di fuori, con persone che non fanno chemsex, con persone che sono estranee al fenomeno. Perché a un certo punto alcuni hanno sottolineato di essere stanchi di parlare di cose che conoscono e sulle quali, diciamo, chi più chi meno all'interno di un gruppo sono d'accordo. Quindi parlare con persone esterne. E questo fatto ha comportato, da un lato, molto spesso trovare delle situazioni non adeguate ad ascoltarli. Altre volte invece hanno trovato uno stimolo proprio ad aprirsi e mettersi in gioco. Devo dire, quindi, proprio grazie ai feedback che abbiamo avuto, e questo con veramente un orgoglio altissimo, che questo libro ha dato la possibilità a questi ragazzi di trovare un approdo a questa loro volontà di comunicare all'esterno, cioè raccontarsi attraverso le loro storie che ci hanno regalato, hanno raccontato la loro esperienza a chi non fa chemsex, ed è questo un risultato per me importantissimo. Sì, ma il risultato secondo me è anche che le persone siano riuscite ad entrare in un mondo che non è il loro. Esatto, e voglio aggiungere anche questa cosa, collegandomi a quello che diceva Angela e la tua domanda sui feedback. La cosa molto interessante è stata che appunto lettori che non hanno a che fare con il chemsex si sono immedesimati nelle storie dei 10 certo. ragazzi, in un punto o nell'altro della loro esperienza si sono emozionati come i ragazzi hanno raccontato le loro emozioni, esatto. E quindi anche loro si sono interrogati sul perché quel particolare dettaglio, quella particolare emozione li ha colpiti, che cosa c'era in comune fra loro e i ragazzi chimici, e anche questo è un bel risultato. Ottimo risultato. Direi che adesso voglio chiedere un'altra cosa a Filippo. Eccoci. Allora, sì, tutto quello che stiamo dicendo secondo me è bello, perché fa capire che abbiamo messo in connessione, che voi avete messo, io non ho fatto niente, che voi avete messo in connessione dei mondi molto, molto lontani l'uno dall'altro, facendo in modo che si parlassero a distanza tramite il libro, che poi è quello che fanno i libri, cioè, questa è certo. La grande capacità dei libri, che io adoro.
Allora, sia tu che Giorgia e anche altri avete toccato un aspetto che è l'uso ricreativo e l'uso problematico. Ecco, secondo te, quando avviene questo, come avviene questo passaggio e come avviene? Guarda, allora, questa è una bella domanda perché è la domanda che ci stiamo facendo un po' tutti, sia come ricercatori, cioè io ti posso rispondere sia da Filippo ricercatore e poi da Filippo, diciamo, psicologo e sessuologo. Però anche in ambito internazionale proprio non c'è ancora dei criteri chiari e uguali per tutti per dire questo è chemsex ricreativo, questo è chemsex problematico. Ovviamente la prima cosa che mi sento di dire è che ovviamente anche quando si parla di un uso ricreativo, no, delle sostanze, ovviamente non vuol dire che non stiamo tenendo a mente che c'è un rischio nell'utilizzo delle sostanze. Quello che cambia è quanto quel comportamento impatta sulla tua vita di tutti i giorni, no? Diciamo che un po' l'elemento, quello che si è visto anche a livello internazionale, quello su cui soprattutto io, no, faccio... Nella mia pratica clinica a cui faccio riferimento è proprio quanto la pratica del chemsex, il consumo delle sostanze hanno un impatto sulla tua sulla qualità della vita, quindi sul lavoro, sulle relazioni, su altro tipo di piacere. E questa cosa è molto differente da persona a persona, perché ci sono persone, per esempio, per cui hanno un utilizzo, diciamo, controllato delle sostanze, o comunque riescono a relegare il consumo in una parte, che può essere il weekend, una volta ogni tanto, o rispetto ad eventi specifici, no, dell'oisir, quindi della nightlife delle varie città, quando ce n'era ancora una. Adesso è un po' diverso. Comunque, è un po' diverso, sì. Diciamo che uno dei motivi, no, che poi anche spesso corrisponde anche a il momento in cui io inizio a cercare aiuto, provo a chiedere aiuto, può essere quello di aver, per esempio, perso il lavoro, perso una relazione importante, o sentirsi isolato dagli amici perché uno scompare per giorni e quindi non... pure essere veramente... se avere dei sintomi psicopatologici, anche quello. Cioè, spesso a me capita di avere un primo contatto con delle persone che mi chiedono informazioni o mi chiedono un supporto perché hanno avuto... per esempio delle allucinazioni, sia uditive che visive, e quindi si sono molto spaventate rispetto all'utilizzo di queste sostanze, piuttosto che un altro aspetto che, diciamo, mi tocca personalmente a livello diciamo come sessuologo, è il fatto che per alcune persone diventa totalizzante l'esperienza del chemsex, cioè non riescono ad avere poi un'attività sessuale senza l'utilizzo della sostanza, quindi una sessualità, diciamo, sobria. Quindi per molte persone questo è un po' l'elemento che spinge e che fa anche capire che siamo arrivati ad avere un problema, no? E questo succede anche a persone che hanno da sole deciso di rallentare o di smettere, no? Anche a distanza di un po' di tempo, quindi riprendere contatto con una sessualità che viaggia su dei binari diversi. Diciamo che ci sono tanti elementi, certo. Ma infatti adesso chiamerò in causa proprio Giorgia, perché così metto immediatamente a confronto le vostre due percezioni, Milano e Roma. Eccoci. Allora, tu hai sentito quello che diceva Filippo sul passaggio dal momento ricreativo e problematico. Anche tu ti ritrovi nelle sue parole, nelle sue considerazioni, o tu vuoi aggiungere altro rispetto a quello che diceva Filippo? No, io mi trovo assolutamente in linea con quello che dice Filippo. Appunto, spesso i ragazzi arrivano spaventati dalle allucinazioni o perché si rendono conto che la loro vita sta andando a rotoli, o appunto perché non si riesce più a vivere il sesso sobrio con serenità. Se dovessi aggiungere qualcosa su questo argomento, quello che io ti direi è che uno
polemicamente, certo. Uno dei problemi della comunità è stato il rivendicare il, o meglio, uno dei problemi è il fatto che non si fatica a vedere il chemsex problematico come un vero e proprio problema. E questo parte dal fatto che storicamente, quella che a me viene a dire la nostra comunità, anche se ci sto dentro un po' di sghimbescio, ha lottato per il diritto a vivere la propria sessualità quale che fosse, certo. No? E sembra quasi che anche il chemsex debba essere difeso come una delle modalità del vivere la sessualità e si tenda a mettere in secondo piano l'aspetto di tossicodipendenza. Io credo che solo ultimamente, come Filippo, noi come ASA partecipiamo al European Chemsex Forum da diversi anni, e mentre il primo e il secondo incontro erano molto incentrati sulla riduzione del danno e appunto sulla rivendicazione del chemsex come uno dei modi di fare sesso e di vivere la propria sessualità, affettività, certo. come se non fosse un problema. Al terzo, che i Chemsex Forums non sono a distanza di un anno, ma di un anno e mezzo, quindi diciamo che in questo l'arco di tempo che è passato erano quasi 5 anni, diciamo che dal primo al terzo si è passati proprio dal non poter dire quasi, no? Che esiste anche un chemsex problematico, al riconoscerlo, perché ci sono le morti, ci sono le vite rovinate. È un passo avanti ed è un'elaborazione della storia della comunità che va fatta, cioè non sempre bisogna andare a spada tratta ad accogliere qualsiasi novità, ecco. Ecco, ma sai Giorgio, non dimenticare che c'è stato l'HIV, appunto il discorso della sessualità con preservativo, il discorso della sessualità con dei limiti, e quindi se vuoi il chemsex ha... Sì, il chemsex si è inserito in questa scia. Esatto, un momento di libertà, di respirazione finalmente a pieni polmoni, chiamiamolo così. Poi, col senno del poi, si incomincia a ragionare, a riflettere, a dire sì, va bene, però... Ci sono anche problemi, affrontiamo anche quelli senza diventare proibizionisti, ovviamente. Assolutamente senza diventare proibizionisti, certo, ma neanche senza peggiore, dire senza farlo diventare un passaggio obbligato. Ecco, esatto, affrontiamo neanche i problemi, vediamo anche l'altro verso, anche l'altra faccia della medaglia. Sì, assolutamente. Ecco, scusami, un'altra cosa, solo un secondo, che forse certo. potrei aggiungere, sempre nella scia della questione dell'omofobia interiorizzata e dello stigma, che per moltissimi ragazzi il chemsex diventa davvero un passaggio obbligato per accedere alla posizione recettiva, alla posizione, se vogliamo dire, passiva, no? E diventa, e appunto è lì, e questa è una cosa che nel gruppo esce spessissimo, e qualcuno addirittura ne fa una questione organica, no? Ho bisogno di un rilassante muscolare, che tu dici prendi la tachipirina, però c'è proprio la difficoltà dell'elaborazione di questo stigma così interiorizzato che bisogna aggirarlo con l'uso delle sostanze, ecco. Questo è un aspetto molto interessante. Però so che abbiamo poco tempo e quindi chiuderei. Starei ore a parlare con voi, con tutti voi. Invece devo chiedere a Michele, perché ne abbiamo parlato prima, abbiamo detto ne riparliamo dopo, del lockdown. Cosa è successo durante il lockdown nel vostro gruppo? Certo. Il lockdown è arrivato su un gruppo che si trovava regolarmente da qualche mese e che aveva cominciato a lavorare molto bene. Avevamo oggettivamente paura che allontanandoci fisicamente il gruppo si sarebbe sfaldato. La prima cosa che ovviamente abbiamo fatto è stata trasferirlo su una piattaforma informatica, cosa che hanno fatto tutti in qualsiasi situazione durante il lockdown, e abbiamo cominciato a mantenere lo stesso appuntamento alla stessa ora soltanto vedendoci su Skype.
la cosa ci ha abbastanza stupito, almeno a me personalmente ha abbastanza stupito, perché il gruppo ha resistito, anzi in qualche modo si è rinsaldato, e subito, credo dopo le prime due settimane di lockdown, si è deciso di comune accordo di addirittura raddoppiare gli appuntamenti settimanali. Era all'inizio il primo lockdown per tutti, quindi molto traumatico per tutti quanti. Si è deciso, oltre all'appuntamento del mercoledì, che è quello classico, di aggiungere un appuntamento il sabato. Il sabato, cioè uno dei giorni del weekend dove la maggior parte dei partecipanti al gruppo faceva uso di Kent. Certo. Quindi un momento in cui particolarmente forte si poteva sentire la mancanza di questa esperienza e l'ansia del lockdown che stava colpendo tutti. Come dicevo, il gruppo ha resistito molto molto bene, direi, perché ha continuato a lavorare molto bene nonostante non ci fosse appunto il contatto fisico. Le persone hanno reagito in vario modo, hanno affrontato questo lockdown in vario modo. Mi ricordo, c'è chi aveva, come tante altre persone, il terrore della situazione che stava che si stava sviluppando intorno, il terrore puro di essere infettati, di prendersi il Covid, di ammalarsi, di morire, e amplificava l'ansia già che esprimeva riguardo al Chemsex con questo carico aggiuntivo che il lockdown aveva portato. Esattamente. Chi appunto trovava molto difficile, molto problematico essere isolato e non avere più accesso alle sostanze, per esempio, come con la facilità con cui le aveva prima. D'altro canto abbiamo avuto l'esperienza di chi ha utilizzato e ha vissuto i problemi del lockdown come uno strumento per provare a stare pulito, a stare sobrio per più tempo. Chi, per esempio, si è dato all'esercizio fisico, alla cura di sé, del proprio benessere, ed è riuscito nel lockdown a fare parecchie settimane, se non mesi, senza ricadere. Una cosa buona delle piattaforme informatiche è stato anche avere la possibilità di seguire qualcuno che magari a causa proprio del lockdown ha dovuto abbandonare Milano, tornare dalla propria famiglia, tornare addirittura in un paese che non era l'Italia, e ha permesso in questo modo di rimanere in contatto con le persone con cui aveva cominciato questo percorso nei mesi precedenti. Il gruppo ha continuato per tutta la fase della pandemia in cui siamo rimasti chiusi, e si è concluso naturalmente nell'estate, come si sarebbe concluso il gruppo, si è interrotto come si sarebbe interrotto il gruppo normalmente. Certo. Questa volta abbiamo cominciato un gruppo di nuovo, dopo la pausa, dopo una pausa natalizia in cui appunto anche qua con la situazione epidemiologica non si capiva come si sarebbe potuti ripartire, abbiamo ricominciato un gruppo in cui la maggior parte adesso dei partecipanti si sono incontrati per la prima volta in modo virtuale, e siamo adesso al quarto incontro. Stiamo notando che le stesse tematiche, le stesse dinamiche si stanno ripetendo anche questa volta. Questa volta non abbiamo deciso di non raddoppiare gli incontri, di mantenere soltanto un incontro settimanale, anche perché il contorno è diverso rispetto all'anno scorso. Beh, molto interessante però questo fatto che durante il primo... se voi avete fatto sì da supporto per il discorso CAMS, ma secondo me siete stati anche da supporto per il Covid, nel senso per le ansie
e tutto quello che ha generato il primo lockdown da Covid, sicuramente, cioè sono state le due componenti, non si sono sentiti abbandonati in nessun modo. E io dico, viva la tecnologia che ci ha consentito almeno questo, perché altrimenti saremmo rimasti veramente come delle isolette sole abbandonate. Esattamente, e credo che l'incontro del sabato fosse molto importante, proprio, ripeto, nel giorno, in un momento in cui l'abitudine avrebbe portato a far utilizzo di CAMS e dove il desiderio si sentiva più forte. E la solitudine, la paura, l'ansia, l'angoscia e la dipendenza sarebbe uscita più forte. Invece almeno c'era il gruppo con cui parlare, almeno quello. Molto, molto bello, molto interessante. Allora, io direi che stiamo arrivando alla conclusione e per concludere chiamerei proprio Massimo. Eccomi. Ecco Massimo che passeggia con mascherina. Tutto. Allora, tu hai sentito tutto questo. A me è venuta in mente una cosa da chiederti prima di salutare tutte le persone che ci ascoltano e i partecipanti alla tavola rotonda. Tu hai percepito qualche cambiamento da 2 anni fa? Cioè, adesso le persone incominciano a dirti magari che hanno un problema, a parlare di CAMS, incomincia ad uscire qualcosa o sono sempre silenti e non dicono nulla? No, cominciano a parlare, anche perché mi sono messo un po' io a chiedere in maniera più diretta se queste cose creano problemi oppure se sono cose che uno fa senza avere particolari problemi durante il resto delle sue giornate. D'altra parte, occupandomi per lavoro di HIV, sono nella parte più, tra virgolette, colpita, nel senso che l'unico studio che è stato pubblicato qualche anno fa a Londra proprio descriveva una molto maggiore incidenza del chemsex, comunque dell'utilizzo di sostanze, tra le persone con HIV. Che questo sia una causa o un effetto, sicuramente non possiamo saperlo. Sicuramente, per esempio, al checkpoint dove facciamo l'ambulatorio PrEP di CAMS, se ne parla anche abbastanza tranquillamente. Cioè non, le persone, probabilmente perché sentono di essere in un ambiente in cui questa cosa può essere raccontata. Insomma, non sono in ospedale in cui magari questo non ti viene tanto di farlo, cioè di parlare di assunzione di sostanze stupefacenti per scopare. Quindi mi sembra meglio, poi noi viviamo a Milano, quindi non so come sia la realtà in giro per l'Italia. Qua forse tutto un po' più avanti, un po' più facile da questo punto di vista, anche facile l'utilizzo, tra l'altro. Ma infatti noi abbiamo sentito l'esperienza di Milano e l'esperienza romana. Bisognerebbe capire, per esempio, cosa succede in Sicilia, cosa succede in Puglia, cosa succede nelle piccole città, ma questo ce lo porremo in un altro momento. Io a questo punto direi che abbiamo ampiamente sbordato, però è stato a mio parere molto interessante, per cui vorrei ringraziare tutti i partecipanti alla tavola rotonda, ringraziare veramente tutti quanti perché credo che siamo riusciti, nonostante fossimo tutti distanti, ma a fare un bel dibattito interessante, da cui io ho imparato parecchie cose. Grazie a te Marinella. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti. È stato bello grazie vedervi. Marinella, grazie, perché io dico sempre che bisogna parlarne. La nostra comunità ha un grande pregio, parla sia delle cose belle che di quelle meno belle che accadono, e questo secondo me è il valore aggiunto, e quindi sono felicissima che la mia comunità parli di queste cose e ne parli sempre. Grazie, ripeto, grazie a tutti voi e grazie a tutti i partecipanti, grazie Giorgia, Michele, Angela, Andrea, Massimo, Filippo,
Grazie e grazie a chi ci ha ascoltato. Buonasera. Buon sabato. Grazie. Buonasera. Ciao. 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 Ciao a tutti.